Noemi aspetta di compiere 18 anni per abbandonare il paese della costa calabrese e chi ci vive con lei. Sua madre, Stella, con la quale la convivenza è diventata un inferno. Imprenditrice, truffatrice, alcolista, manipolatrice compulsiva, la madre di Noemi ha scioraccato le eredità paterne e ora da buona vecchia arpia mira i soldi del non più giovane Tonino, titolare del florido albergo di paese di cui è l'amante. Stella, d'altra parte, tollera a malapena la maturità della figlia e la sua bruttezza. Noemi le ricorda quella ragazzina che era e che ha fatto di tutto per distruggere e ricostruire con mille pezzi di altro, tanto da essere e diventare irriconoscibile. Finché un giorno di fine estate in paese appare Daniel, un turista americano che finisce per diventare pianista dell'albergo di Tonino. Daniel si innamora di Stella al primo sguardo e Noemi di lui, ma Daniel non è quello che sembra. L'adolescenza è un terreno molto pericoloso perché nel suo dire di una bellezza e brutalità uniche riesce comunque a non nascondere i veleni, le mezze verità, le miserie e meschinità che la vita adulta camuffa, edulcora, mistifica. Questo romanzo non tradisce un desiderio mai domato della Cresis di narrare la provincia, rivelando tutte quelle cicatrici che passano sotto silenzio in un torpore mefitico di quei contesti antropici che formano la provincia come categoria distruttiva.